Potresti fare l'avvocato tu. Eccolo qua, ragazzi. Faccio la parrucchiera, ma volevo fare l'avvocato e mi sono ritirato all'università. Allora, un applauso per il discorso dell'avvocato. Stefania Carnevale, non sei stata riconosciuta dal padre. Ciò non significa che vostro padre non vi ha riconosciuti o che era questo, che era quello. Cioè, lei dice verissimo. Mo' me merito allora un applauso a sto punto. Maria Rosa Mallimo, molto brava in accademia, dice: hai un numero, ma non voglio dirlo, è troppo pesante. Ti ha risposto Maria Rosa Mallimo. Un padre ha abusato della figlia. Ma è più complessa la situazione. Tu direi: ma no, ma qua, ma là, ma questo, ma quello. Allora, accetta che c'è stata una cosa del genere. Accetto, certo, guarderei tuo nonno materno. Ha un conflitto di abbandono molto, molto grande. Tuo nonno materno non era figlio del padre dichiarato. Se poi hai un Giuseppe, Giuseppina, Lucia, Teresa, Chiara e altri nomi attorno, beh, sono un po' la conferma. Mio zio Giuseppe, beh, scusami, mia madre Teresa, vuol dire che una sua nonna aveva un segreto. Dai, scusami, adesso no, adesso me lo merito. Potresti fare l'avvocato tu. Eccolo qua, ragazzi. Faccio la parrucchiera, ma volevo fare l'avvocato e mi sono ritirato all'università. Allora, un applauso per il discorso dell'avvocato. Fa la parrucchiera perché la testa è la parte più vicina al sole. Trattare la testa degli altri significa guarire la ferita di sono alla ricerca del padre. Significa sto curando la mia ferita attraverso gli altri. Ricordatevi, il lavoro che svolgiamo è il lavoro che tenta di risolvere le problematiche dei nostri antenati a partire dai genitori.